Buongiorno amici e amiche, nuova puntata del Grande Fratello. Sono successe davvero tantissime cose durante la diretta, nonostante la partita dell'Italia. Comunque buoni ascolti di Alfonso Signorini con il suo Grande Fratello. Ma intanto vediamo un po' cosa dice il web. Le pagelle vedono ovviamente una Beatrice Luzzi non sufficiente con il 5 e anche Shai Lagat addirittura con il 4, mentre Enzo Paolo e Carmen sono da 8, almeno questo è quello che emerge dal web. Intanto vi diciamo proprio che il confronto tra Beatrice Luzzi e Shai Lagat ha suscitato sicuramente tantissime opinioni da parte dei sostenitori ovviamente di Beatrice, che l'hanno difesa a spada tratta, mentre Shai Lagat ovviamente quella più sotto l'occhio del ciclone, perché sembra che stia facendo un doppio gioco tra Javier e Lorenzo Spolverato. Intanto Shaila sembra aver deciso, ha scelto ovviamente il suo Javier, ma ancora questo non è certo al 100%, sembra un po' indecisa l'ex velina. Giulia e Giglio invece si sono ritrovati in un amore che sta per nascere, se sono rose fioriranno, ma ancora anche questo amore non è chiaro e limpido come l'acqua. Lorenzo intanto sembra proprio convinto sempre di più che Elena non fa per lui, mentre Beatrice Luzzi sembra ormai la regina indiscussa del web e ovviamente sembra che metà web però le vada contro. Luca Calvani, ancora lui in diretta, ha avuto un battibecco, non si è nascosto dietro un dito, frecciatine e doppie frecce, ha sempre detto ciò che pensa e viene apprezzato dal pubblico con un ottimo 7. Ma in testa ci sono loro, Enzo Paolo Turchi e ovviamente la sua Carmen Russo, che ovviamente dimostrano dopo tanti anni che l'amore è ancora vivo e vegeto. Ma vi leggiamo i nuovi sondaggi. Al televoto sono finiti Amanda, Shaila, Giulia e Lorenzo. Chi è in testa? Vi diciamo proprio che al momento c'è un ex equo tra Lorenzo e Shaila, che sono al 27.38%, ma attenzione, non è finita. Amanda Leciso ha guadagnato tantissimi consensi, 25.16%, mentre Giulia Bruschi si trova al 20.08%. Intanto amici e amiche, chi verrà eliminato? Questo ovviamente ancora è presto per dirlo, ma vi chiediamo a voi chi è il vostro preferito. Se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre.